Buongiorno ragazzi, oggi facciamo una lezione sulle bevande per vedere cosa. Per essere bevuta deve presentare particolari requisiti, deve cioè essere potabile, fresca, senza odore, di sapore gradevole, limpida, senza sostanze chimiche nocive, senza germi portatori di malattie. Certe acque sono di per sé potabili, altre lo diventano solo dopo aver subito un trattamento specifico. Un metodo assai semplice per la sterilizzazione dell'acqua è quello dell'ebollizione. In questo modo vengono uccisi i germi delle più comuni malattie intestinali. Le acque minerali sono acque di sorgente, imbottigliate all'inizio del proprio percorso. Le sorgenti sgorgano in zone senza insediamenti umani, agricoli o industriali, immuni da ogni forma di inquinamento. Secondo le direttive europee, l'acqua minerale naturale deve essere d'origine sotterranea e protetta, batteriologicamente pura all'origine, con composizione chimica caratteristica e costante, con effetti favorevoli alla salute, imbottigliata all'origine in contenitori sicuri e controllati. Sono considerate acque minerali naturali anche quelle alle quali viene aggiunto del gas anidride carbonica, CO2, in fase di imbottigliamento. In questo caso, l'aggiunta artificiale di anidride carbonica deve essere specificata sull'etichetta. Le acque minerali naturali si classificano in base alla percentuale di sali minerali in esse disciolti. Questo valore costituisce il residuo fisso, che corrisponde alla quantità di sali minerali disciolti in 1 litro d'acqua misurati dopo l'evaporazione a 180 gradi centigradi, espressi in milligrammi litro. Allora ragazzi, praticamente dopo questa parte che riguarda le caratteristiche dell'acqua, andiamo a vedere com'è fatta la birra. La birra è un infuso fermentato di malto, orzo germinato, con aggiunta di lupolo, una pianta erbacea. Nella produzione della birra vengono utilizzati anche frumento, mais e riso. È una bevanda rinfrescante, di sapore amaro, di colore dorato o bruno. Per la preparazione delle birre chiare si usa il malto chiaro, meno aromatico, mentre il malto scuro, di sapore molto aromatico, si impiega nella produzione delle birre scure. La birra contiene dal 3 al 4% di alcol. Allora, ritornando alla parte precedente, volevo specificare questa parte qua, che l'acqua che viene utilizzata per bere, per cucinare, per preparare cibi, chiama definita acqua potabile, deve essere limpida, senza odore, senza sapore, e non deve contenere sostanze pericolose per la salute. Abbiamo parlato della birra, la potabilizzazione dell'acqua, le procedure, e ora andiamo a vedere che cosa ha a che fare. Queste sono le varie procedure. Parliamo del vino. Il vino. Il vino è una bevanda alcolica ottenuta per fermentazione del succo d'uva o mosto. La sua composizione chimica è assai complessa. Contiene circa l'80-90% di acqua, il 5-15% di alcol, acidi, glicerine, minerali e sostanze coloranti. Le qualità dei vini variano secondo il tipo di uva, la composizione del terreno, il metodo di coltivazione, l'esposizione della vigna, le condizioni climatiche dell'annata. I vini possono essere classificati in vari modi, in base al colore, bianchi, rosati, rossi, in base al sapore, secchi, amabili, dolci, in base all'uso, da pasto, da taglio, da dessert, spumanti. I vini tipici a denominazione d'origine sono quelli che hanno ottenuto un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato. Allora, abbiamo parlato del vino. Andiamo a parlare delle Le bevande. bevande nervine. Le bevande nervine sono caratterizzate dalla presenza di particolari componenti chimici che svolgono un'azione stimolante o calmante. Le bevande nervine ad azione stimolante sono il caffè, il tè e la cioccolata. Le bevande nervine ad azione calmante sono la camomilla e le altre tisane. Il caffè. La bevanda caffè si ottiene per infusione a caldo di polvere di caffè tostato. Il caffè è una pianta coltivata in tutte le zone subtropicali a clima caldo e umido. Le specie più diffuse sono l'arabica, la più pregiata, e la robusta.
Il caffè crudo è sottoposto a tostatura ad una temperatura di 200-220 gradi centigradi, torrefazione. Gli effetti stimolanti del caffè dipendono dalla caffeina. In commercio si può trovare caffè in grani, torrefatto intero, caffè in polvere, torrefatto e macinato, caffè solubile, polvere ottenuta con l'eliminazione dell'acqua dalla bevanda caffè, caffè decaffeinato. Il tè. La bevanda tè si ottiene per infusione a caldo delle foglie della pianta del tè. Si distinguono fondamentalmente due qualità di tè. Il tè verde, non fermentato, utilizzato soprattutto in Oriente, dal gusto aspro e amaro. Il tè nero, fermentato, diffuso soprattutto in Occidente, dal colore bruno-rossastro, leggermente aromatico. Una tazza di tè contiene dai 40 ai 100 mg di caffeina, detta anche teina. La cioccolata. La bevanda cioccolata si ottiene dal cacao, pianta originaria dell'America centrale, i cui semi, leggermente fermentati, essiccati, torrefatti e macinati, danno origine alla polvere di cacao. Dalla polvere di cacao si ottiene il cacao solubile, adatto per preparare bevande. Mescolando polvere di cacao con zucchero e con altre sostanze aromatizzanti, si produce il cioccolato. Allora, dopo di questo, vediamo che cosa dice. Le bibite e i succhi di frutta. Si classificano in bibite. Da frutti a succo, come le aranciate e le limonate, devono contenere almeno il 12% del succo del frutto cui si riferiscono. Da frutta non a succo, come il chinotto e le cedrate. Fantasia, come il bitter, l'acqua tonica, la cola, eccetera. Gassose, preparate con acqua, essenza di limone, acido citrico, anidride carbonica. Le bibite analcoliche hanno un notevole potere calorico, perché contengono zucchero. Una lattina d'aranciata o di cola fornisce circa 130 kcal. I succhi di frutta sono ottenuti per estrazione o spremitura della frutta da succo. I prodotti più commercializzati hanno la denominazione succo e polpa di e contengono in media il 50% di frutta. Allora ragazzi, andiamo a parlare delle etichette. Vediamo cosa sono. La lettura delle etichette. La legge stabilisce norme precise che riguardano le indicazioni obbligatorie da riportare sulle etichette dei prodotti alimentari confezionati. Queste norme riguardano denominazioni di vendita, elenco degli ingredienti, peso netto, modalità di conservazione, quando necessario, modalità d'uso, quando necessario, data di scadenza, nome o ragione sociale o marchio del fabbricante o del confezionatore, sede d'origine o provenienza. Le informazioni nutrizionali. Sulle confezioni di molti prodotti vengono anche stampate le informazioni nutrizionali che riportano il contenuto di carboidrati, proteine, grassi, vitamine, sali minerali e il potere calorico, espresso in chilocalorie o kilojoule, dell'alimento. Si tratta di informazioni molto utili per il consumatore, attento a seguire un'alimentazione equilibrata nei suoi componenti. L'etichetta biologica. Il consumo di alimenti biologici è in aumento, ma bisogna prestare molta attenzione all'etichetta del prodotto che si intende acquistare. Per legge deve riportare la scritta prodotto con materia prima ottenuto con metodo da agricoltura biologica regolamento CE, seguita dal nome o dal marchio dell'organo di controllo. I prodotti che contengono almeno il 95% di ingredienti biologici possono riportare anche il marchio europeo di riconoscimento, che raffigura una foglia circondata da 12 stellette. I metodi di conservazione. Da sempre si è sentito il problema di conservare i prodotti particolarmente abbondanti in un certo periodo dell'anno per poterli utilizzare nei periodi di minore disponibilità o per poterli trasportare in una zona lontana. Nacquero così le antiche tecniche dell'essiccazione, della fumicatura, della salatura. Ai giorni nostri si possono distinguere due gruppi di metodi fondamentali per la conservazione degli alimenti. I primi sono basati su procedimenti fisici, come la conservazione con il freddo, con il calore e l'essiccazione. I secondi si basano su procedimenti chimici, come la conservazione con l'aceto, il sale, l'olio, lo zucchero, l'alcol e la conservazione con metodi artificiali. La conservazione per mezzo del freddo.
Fin dai tempi remoti, gli abitanti dei paesi nordici usavano conservare gli alimenti nel ghiaccio, ma solo nella seconda metà dell'Ottocento si fecero i primi tentativi di congelare la carne e il pesce. Con l'introduzione delle prime macchine frigorifere, che hanno permesso di produrre il freddo industrialmente, ha inizio la conservazione degli alimenti con questo sistema. L'azione conservante del freddo inattiva i microorganismi responsabili del deterioramento dei cibi e arresta le alterazioni chimiche. L'effetto del freddo varia sia in relazione alla temperatura, sia in relazione alla velocità di congelamento. Si distinguono così la refrigerazione, la congelazione lenta e la congelazione rapida, o surgelazione. La refrigerazione. Con la refrigerazione gli alimenti sono mantenuti ad una temperatura compresa tra 0 e 5 gradi centigradi. Con questo metodo vengono soltanto rallentati e non eliminati i processi vitali che continuano negli alimenti anche dopo la loro raccolta. È un sistema molto indicato per la conservazione ed il trasporto di frutta, ortaggi, carni, uova, latticini per un periodo di tempo non molto lungo. I frigoriferi delle nostre case ci permettono di conservare il cibo per diversi giorni. Per conservare gli alimenti per un tempo più lungo bisogna ricorrere all'impiego di temperature molto più basse, che praticamente eliminano i processi di deterioramento. La congelazione lenta. Con la congelazione lenta la temperatura dell'alimento viene abbassata al di sotto del punto di congelamento dell'acqua. Generalmente va da meno 5 a meno 15 gradi centigradi. L'acqua che è presente nei tessuti si separa sotto forma di ghiaccio dalla sostanza residua. I fenomeni biologici sono arrestati o notevolmente rallentati e gli alimenti si possono conservare per un tempo molto lungo. Questo sistema presenta però un difetto. Gelando lentamente, l'acqua forma grossi cristalli di ghiaccio che per le loro dimensioni tendono a rompere le membrane cellulari. Per non incorrere in questo inconveniente, si è reso necessario aumentare la velocità di congelamento. La congelazione rapida e la surgelazione. Con la congelazione rapida e con quella ultra rapida, surgelazione, si ottengono i prodotti che in commercio, confezionati, prendono il nome di surgelati. Gli alimenti sono congelati a temperature comprese tra i meno 30 e i meno 50 gradi centigradi. Con questo sistema, i cristalli che si vengono a formare per la solidificazione dei liquidi risultano di dimensioni piccolissime e non rompono le membrane cellulari, perciò le modificazioni causate all'alimento trattato risultano lievissime. Il valore nutritivo degli alimenti surgelati è quasi uguale a quello dei prodotti freschi. Con la tecnica del congelamento rapido e ultrarapido è possibile conservare qualsiasi alimento, vegetale o animale, mantenendone le proprietà nutritive. Allora ragazzi, ora parliamo del processo di conservazione per mezzo del calore. La conservazione per mezzo del calore. La pastorizzazione. È un metodo ideato dallo scienziato francese Louis Pasteur e consiste nel riscaldare l'alimento portandolo alla temperatura di 63 gradi centigradi per 30 secondi, in modo da determinare la morte della totalità dei microbi patogeni, portatori di malattie. È un processo che si applica prevalentemente sugli alimenti liquidi, come latte, succhi di frutta, birra, ma viene anche impiegato per marmellate e formaggi. La sterilizzazione. La sterilizzazione è anche conosciuta come metodo Appert, dal nome del suo inventore. Tra i metodi di conservazione con il calore è certamente quello che offre le migliori garanzie. La sterilizzazione a caldo consiste nel portare l'alimento, contenuto in un recipiente a tenuta ermetica, a una temperatura che oscilla tra i 100 e i 120 gradi centigradi, secondo gli alimenti. L'affumicamento. L'affumicamento è un metodo di conservazione adatto soprattutto per le carni ed i pesci. Il fumo, oltre che essiccare il cibo da conservare, lo impregna di alcune sostanze che, essendo tossiche per i microorganismi, ne impediscono lo sviluppo, facilitando la buona conservazione del prodotto. Inoltre, gli conferisce un particolare aroma. Tra gli alimenti affumicati più noti ricordiamo alcuni pesci, salmone, aringa, salumi, prosciutto, salame, pancetta e formaggi, scamorza. L'affumicamento a caldo si effettua esponendo l'alimento all'azione combinata del calore e del fumo ad una temperatura di 100-130 gradi centigradi. L'affumicamento a freddo si effettua esponendo l'alimento, che ha già subito un'essiccazione con il calore, al fumo prodotto dalla combustione lenta di segatura di legno o di torba. Allora, la conservazione per rimozione dell'acqua. L'essiccamento.
L'essiccamento è un processo molto antico e ancora oggi usato per conservare pesce, come il merluzzo nei paesi del nord e conosciuto con il nome di stoccafisso, frutti come fichi, prugne, albicocche, uva, ortaggi, legumi, funghi. Con l'essiccamento si riduce la quantità di acqua contenuta nei tessuti degli alimenti, rallentando l'attività degli enzimi.